Ciao fette! Questo è il consueto video mensile delle fise del mese in collaborazione con la sorella Golden Violet, che saluto e mando un mega abbraccio perché ci siamo viste al Cosmo Prof questo mese, siamo state assieme quasi tutta la giornata, io sono felicerrima per questa cosa. Non guardate gli swatch di questa mano che risalgono al video precedente. E appunto vi volevo parlare delle viste di questo mese, che sono abbastanza in realtà. Diamo un benvenuto a un nuovo quadernetto. La prima fissa, cioè l'ho già detto 5 minuti fa, è il Cosmo Prof, perché appunto a inizio mese, a inizio marzo c'è stato il Cosmo Prof. Io ho rivisto tante donzelline che mi mancavano e che sono felice di aver visto, e alcune le ho incontrate proprio il Cosmo Prof, le ho conosciute lì e poi mi sono iscritta ai loro canali. Quindi la Mimi ha fatto amicizia ed è felice. Poi un'altra fissa è stato il ritorno al giapponese, perché con il lavoro il lunedì lavoravo fino alle 8 e quindi non potevo andare al giapponese. Appena ho finito di lavorare sono partita al recupero e quindi sono tornata al corso di giapponese e sono felicissima, anche se adesso iniziano gli argomenti un po' più penzetti, pelosi, come diceva la mia prof di tedesco, e quindi mi ci devo impegnare, però sono contenta appunto perché mi mancava. Anche le ragazze che erano con me al corso sono state contente che io sia tornata, quindi felicità. Un'altra fissa sono stati gli anime, perché mi sono rifissata con gli anime, che in realtà è una fissa che non se ne va mai, ma certe volte prende più piede di altri mesi. E questo mese mi sono messa a vedere svariati anime. Il mio problema è che io finisco sempre per trovare anime demenziali, che alla fine sono quelli che io preferisco perché voglio essere un po' più felice, un po' più yeye. Se un paio di mesi fa mi ero fissata con Keion, di cui ho rivisto un po' di episodi della seconda serie, in realtà perché mi mancava, mi piace tantissimo Keion. Perché un anime semplice alla fine non richiede questa grandissima attenzione per guardarlo. Ora mi sono fissata con altri anime e sono tutti ecchi. Anyway, un anime che mi ha preso benissimo, infatti l'ho visto tutto questo mese, è stato, devo leggervelo perché il nome è lunghissimo, non me lo ricorderò mai, ed è Ore no Imoto ga Konnani Kawaii Wakeganai. Ed è un anime che si concentra sulla vita di due fratelli. Praticamente c'è, in questa famiglia c'è la ragazza, c'è la sorella minore, che è una super atleta, brava in tutto, perfetta e anche modella, bionda con gli occhi azzurri fra l'altro, tipica giapponese bionda con gli occhi azzurri, e il fratello più grande, che è più sfigatello, diciamo, non è che sfigatello, però è un tipo tranquillo, ecco. Non si parlano, lei sembra odiarlo, anzi gli dice su di tutto ogni volta che lo vede, solo che a un certo punto il fratello scopre uno dei vizi della sorella, anzi una delle passioni di sua sorella, che li porteranno ad avvicinarsi, ed è la passione di lei, chiamata anche Kirino, per gli anime, i manga e i videogiochi eroghe. Anyway, questa sorellina è appassionata di giochi che fra l'altro sono tutti sulle sorelline. Sì, ci sono certi giochi in cui tu sei il fratello maggiore e devi prenderti cura di tua sorella, e può darsi che ci siano anche delle scene di gesto. Vabbè, a parte ciò, io ho lo stesso pensiero di Kirino su questa cosa, perché poi lei, che è la protagonista, ci gioca, però all'idea di certe cose con suo fratello, cioè ovviamente rabbrividisce, come rabbrividirei anch'io, perché lei principalmente gioca a quei giochi per le ragazze carine, perché in certi giochi ci sono delle grafiche così carine, ci sono le ragazze che sono sempre fatte con gli occhioni, in modalità anime, anch'io vado pazza per le ragazze degli anime in realtà. E quindi suo fratello scopre di questa cosa, all'inizio è un po' turbato, lei è preoccupata perché sta nascondendo questa passione, perché in Giappone non è come da noi che dire sono un otaku, cioè uno fissato con anime, manga, eccetera. Ci vantiamo quasi noi in Italia, ah ciao, sai, sono un otaku, cioè se lo dici in Giappone ti guardano così, oh mio Dio, stammi lontano, è la peste, una roba del genere. Quindi lei, popolare, modella, eccetera, non può permettersi di dire, ah sai, sono un otaku. Infatti durante la serie la sua migliore amica scoprirà questo suo lato e all'inizio non ne vuole neanche parlare.
cioè litigano per questa stupidaggine. In base a questo, Kirino decide di confessare il suo segreto a suo fratello, perché la scopre, perché scopre gli udi di uno dei suoi anime. Kirino ha la brutta abitudine di piombare in camera di suo fratello, di cui io non mi ricordo il nome perché è lungo e non me lo ricordo, perché ho finito di vederlo appunto il mese scorso, questo anime, e di trascinarselo in camera, perché ovviamente è un po' violentuccia la ragazza, e di dirgli: senti, ti posso confidare un segreto? Sì, e gli fa vedere tutta la collezione di anime che fa parte di un armadio a muro fantastico. Se avessi una collezione così probabilmente ballerei la samba. E quindi da quel momento lei gli chiede consigli di vita, ed è bellissimo perché i due si avvicinano e iniziano a diventare amici, tra virgolette. Non è un anime a sfondo eroghe, cioè non è quell'anime in cui si scopre che tipo i fratelli non sono fratelli di sangue e si innamorano, tutte quelle minchiate lì, perché ne ho visti anche di quelli e sono quelli che alla fine non mi piacciono. Preferisco quelli in cui il fratello e la sorella si avvicinano in modo affettivo, magari tipo lui non se la calcola però lei vuole protezione o roba del genere. E sì, perché tra l'altro poi li trovo tutti io, perché mi ispirano i nomi e so una parola in tutto, tipo in questo avevo visto kawaii, ho detto sarà carino, leggiamo la trama. E quindi sono stata contenta perché questo è il primo anime un po' ecchi, che poi non è neanche tanto ecchi in realtà, che mi ha portato a vederlo, cioè quando è finito veramente ero dispiaciutissima, anche perché ha due finali. Come in alcuni giochi, non solo negli Hero Game, ma in alcuni giochi c'è la possibilità di avere due finali, oppure tanti finali, ecco. E dipende anche, magari ci sono diverse ragazze da conquistare, quindi Mimi, perché ne sai così tanto sui giochi? Non pensate male. Comunque, appunto, dipende dalle varie cose e dei vari finali. Il primo finale era anche carino, il secondo mi ha preso un po' male, però poi si è sviluppata in altri 2-3 episodi dopo, quindi non era un vero e proprio finale, e lì mi è piaciuto tanto come si è sviluppato. Mi sarebbe tanto piaciuto vedere altri episodi, però obiettivamente ero un po' finita la serie, ecco. Quindi, questo era uno degli anime. Gli altri anime non li ho ancora finiti. Ieri sera ho trovato altri due anime che sono contenta di aver trovato, però li metterò nelle fisse di aprile, perché oggi è il 3 aprile, sono poco in ritardo, eh. Già che parlo di anime fratelli e sorelle, anche se mi vengono un po' i brividi a farlo dopo aver parlato di eroghe, eccetera, saluto il bro. Ciao Nisan. Perché so che, cioè, io ti dirò che ti ho nominato in questo video, quindi tu guarderai questo video solo perché ti ho salutato. Ciao. E bene. Poi, un'altra fissa che ho avuto questo mese, ce ne sono tante, sorella, lol, perdonami, anche se tu dici sempre che dovremmo averne solo tre, io ne ho sempre mille e mille. È Notre Dame de Paris, il musical. Perché io ho sempre sognato di vedere il musical di Notre Dame de Paris dal vivo. Una settimana fa l'ho trovato tutto su YouTube e quindi me lo sono riguardato e ovviamente lacrimoni, vabbè. E io adoro tutte le canzoni, è da anni che ho tutta una cartella con le canzoni di Notre Dame de Paris, infatti scodinzolo ogni volta che le sento, sono bellissime. Alcune le ho anche in francese perché tipo bella, bella, ce l'ho anche in francese. E poi tra l'altro mi sono anche messa a fare ragionamenti fantastici, perché questa settimana mi sono fissata con la canzone di Fiordaliso, che è la cavalcatura, in cui c'è lei che riaccetta Febo, dopo che lei l'ha quasi tradito con Esmeralda, e lui le dice: no, ma è stata Esmeralda! Sì, dicono tutti così, ma vabbè. Che poi, Fiordaliso, se il tuo moroso, cioè, la cattiveria delle donne è infinita. Fiordaliso, se il tuo moroso avesse pensato con la testa invece che con qualcos'altro un po' più in basso, probabilmente non si sarebbe lasciato andare ad Esmeralda. Quindi basta, io mi metto sempre a elaborare congetture su Notre Dame de Paris, soprattutto su quell'infame di Febo, ma vabbè. È chiaro che poi tu vuoi che sia Esmeralda l'impiccata, no? È chiaro. Mi sono scaricata anche il libro per Kindle, perché ho provato tante volte a leggere Notre Dame de Paris, però mi sono fermata sempre all'inizio perché nonostante a me piacciono i classici, non ce la faccio con quel libro, è una cosa veramente, una battaglia persa. Quindi adesso l'ho messo nel Kindle e l'ho pagato un euro tipo, e quindi pian piano sto leggendo quello. E tra parentesi, un altro vantaggio del Kindle è che tu puoi leggere diversi libri contemporaneamente, cioè non contemporaneamente. Se per esempio stai leggendo un libro triste
e non sei in umore di leggere quel libro triste, ti blocchi. Invece col Kindle magari passi a un altro libro che è un po' più allegro e quindi ti sblocchi un attimo, leggi quello e la vita è serena, Poi, un'altra fissa che ho avuto, è, anzi, un'altra due fisse che richiudiamo in una perché sono due canzoni, sono appunto due canzoni che ho sentito a ripetizione questo mese. L'ultima, la seconda, l'ho sentita di più a fine marzo, ecco, l'altra per tutto marzo. La prima è Safe and Sound di Taylor Swift ed è, guarda caso, nella colonna sonora di Hunger Games. Che io non sapevo, forse nella colonna sonora di Hunger Games, stavo sentendo la... stavo cercando su YouTube la Nina Nanna che Katniss canta a Rue e ho trovato questa canzone ed è bellissima. E io la adoro. È lenta, cioè è un po' disperata in realtà perché è un po' triste, però è bellissima. La seconda canzone invece è There's No Quiet in Here, che è degli Electric Diorama. E sì, è il gruppo in cui canta il fantastico Andrea Poggioli di Freaks. E mi piacciono tanto le loro canzoni, la voce di Andrea è qualcosa di spettacolare, questa è in acustiche, vi metto il link qua delle due canzoni, dovete assolutamente sentire quest'ultima, anche quella di Taylor Swift in realtà, e appunto dovete assolutamente sentirle perché sono bellissime. Bene, dopo questi sproloqui sugli anime e su tutto il casino di fisse che ho avuto questo mese, spero che siete ancora vive. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di non metterci 50 anni ad editarlo come mio solito. Tanti baci dalla Mimi! E appunto... vediamo se riesco a piazzare bene la videocamera.